Perugia ancora una volta si è dimostrata attiva nell'ospitare eventi di carattere nazionale e internazionale. Assessore Liberati, ci spieghi l'importanza del connubio tra Comune di Perugia e gli sport tradizionali come il ruzzolone. Io ho avuto un'esperienza molto positiva lo scorso anno, perché lo scorso anno è stata organizzata la prima edizione. C'è stata un'animazione su quel territorio a Colle Strada, dove noi abbiamo una pista di ruzzolone molto attrattiva, agognata da tante altre città d'Italia, e questa iniziativa è andata particolarmente bene, un'accoglienza straordinaria da parte degli organizzatori e da parte anche del paese di Colle Strada, perché quando si mettono insieme due associazioni, la prima che si occupa di sport e giochi tradizionali, l'altra socioculturale che rappresenta un po' tutta una comunità territoriale, le cose non possono che venire bene. E io allora ho visto una bellissima animazione da parte di questa associazione di Colle Strada. Ho visto una sinergia particolarmente positiva. Abbiamo accolto lo scorso anno complessivamente in due giorni circa 1500 persone che hanno animato non solo Colle Strada ma anche la città. Devo dire che sono stati giorni largamente lusinghieri, perché si è parlato bene di Perugia, perché si è parlato di questa comunità che riesce ad accogliere, ad organizzare, a realizzare eventi. Per cui, ecco, Perugia oggi, cominciando anche, speriamo, il periodo estivo, in questi 3 o 4 mesi veramente sarà particolarmente dinamica per ricevere, organizzare manifestazioni di interesse sportivo. Presidente Pazzaglia, ci spieghi l'importanza della manifestazione. L'importanza della manifestazione, essendo un campionato italiano a squadre, penso che ha una buona importanza per questi giochi tradizionali, che qui in Umbria, specialmente nella zona di Perugia, è molto sentito questo gioco, e lo frequentavano dagli antichi greci, dicevano perlomeno che c'erano delle sfide con delle forme di formaggio, con delle ruote di legno della grandezza del formaggio, per sfidarsi tra dei amici, anche tra proprietari dei terreni, dei padronali, che prendevano il loro miglior contadino che lanciava queste forme per svincere l'altro suo collega di padronato dei contadini, insomma. E così si svolgeva questa antica, e adesso sono un po' di anni che ci siamo riconosciuti dal CONI, la federazione associata, e che ci ha dato la possibilità di presentarsi un po' meglio sulle scuole, su certi, perlomeno per far continuare questo sport. Questo per me è un meraviglioso sport. E quanti sono i praticanti e dove si gioca questa disciplina? Più che mai al centro Italia, cioè gioca a Reggio Emilia, cioè Modena, Reggio Emilia, e Roma, Viterbo, insomma più mai sul centro Italia, ma dopo ogni zona ha le sue possibilità di gioco, perché noi abbiamo scoperto che anche in Sicilia lo giocano diversa da noi, però lo giocano queste forme di formaggio. In Umbria c'è una buona frequentazione, perché noi come provincia di Perugia abbiamo 350-400 atleti e dopo altrettanti ne ha Terni, perciò in Umbria c'è un bel numero. Dopo certo la provincia più numerosa è la provincia di Modena, che hanno 1000-1500 iscritti. Gli appassionati che vogliono avvicinarsi al ruzzolone come possono fare? A parte abbiamo un sito, il sito della Figest, e dove uno spiega dove andare a vedere, e quello contattare o me o contattare la segreteria federale, che è giù a Martin de Lager al CONI, perciò non è difficile. Abbiamo varie cose, insomma, io sono presidente provinciale della specialità ruzzolone e mi trovano, io ho il laboratorio qui a via Appia, mi trovano tranquillamente su questi posti, insomma. Guardi, cosa sono per lei e cosa rappresentano i giochi tradizionali?
ma per me è una grossissima soddisfazione, perché portare in avanti le cose che erano fatte negli anni passati. Io abito vicino, cioè ho il laboratorio qui vicino all'Università degli Stranieri, e tanti professori mi dicono: non facete perdere queste tradizioni, perché sono tradizioni bellissime. Ha detto: sono tradizioni che hanno fatto delle storie, perciò dice, farle sparire, dice, è un peccato, perché sono proprio veramente i giochi tradizionali dei poveri.